Buon pomeriggio Baroni. Buon pomeriggio. Tra i tanti aspetti positivi della giornata di oggi, insomma, l'ennesima vittoria, Noslin tra i protagonisti, una squadra che è andata anche bene con i cambi, la prima partita di campionato senza subire gol, in una sua classifica qual è la cosa che oggi la rende più soddisfatto? No, la prestazione della squadra, una prestazione matura, una prestazione, come avevo detto, di grande mentalità, di solidità, perché sono partite difficili, partite complicate, a volte hai talmente poche ore di recupero che anche dal punto di vista proprio del dispendio di energie devi attingere, no? Devi attingere a queste risorse. La squadra lo ha fatto bene, anche se non era facile, perché loro chiaramente ci calciavano molto, riprendevamo questa palla, non riuscivamo a dare ritmo alla gara, però la squadra è sempre stata, la partita è stata sempre sotto controllo, ecco, anche dopo l'1-0. Poi nel secondo tempo ho visto un attimino che c'erano qualche giocatore un po' in difficoltà e abbiamo fatto i cambi. Sono contento anche perché i tre gol sono venuti da Noslin, che era un po' di tempo che non giocava, anche complice un po' la squalifica in Europa, e poi da due giocatori subentrati. Questo fa piacere perché come dico, ma come ho detto anche a voi tante volte, chi entra va dentro nel momento più importante della partita, più delicato, nel momento in cui proprio anche statisticamente cambiano i risultati, e quindi il fatto che questo gruppo sia tutto acceso è importante. Noslin, di cui ha parlato, aveva bisogno appunto di questo tipo di scintilla per ritrovare un po' di fiducia, di consapevolezza. Era un giocatore che magari si era un po' intristito, forse. No, ma Noslin deve crescere. Io so le sue potenzialità. Il gol l'avete visto tutti, con che qualità, con che velocità, attaccato, appuntato, è andato al tiro. È un ragazzo che è in allenamento, è chiaro che, sai, e questi, come vi ho detto prima altre volte, prima magari erano giocatori i più importanti nella squadra dove giocavano, adesso hanno giocatori davanti bravi come loro, devono alzare il livello, lo stanno facendo nel lavoro settimanale, quotidiano, quindi sono contento, ecco. Iorio. Buon pomeriggio mister. Sì, buon pomeriggio. Pedro è in forma smagliante, le domando se lo vediamo così proprio per il tipo di gestione, quindi per il fatto che magari oggi non l'abbiamo visto titolare, e poi le faccio una domanda sulla fase difensiva, perché oggi è arrivato un clean sheet in campionato dopo quelli appunto in Europa, se finalmente rispetto a quello che era l'inizio si è arrivato non al top, perché comunque la strada sarà ancora lunga, però se effettivamente adesso è tutto più chiaro, no? Si era parlato tanto di equilibrio, ecco, questo è quello che chiede alla squadra a livello difensivo. Ma la squadra noi si lavora per attaccare, vogliamo attaccare perché ha i giocatori per farlo. È chiaro che questo è un piccolo svantaggio rispetto alle squadre che stanno basse, anche squadre importanti che sono nelle prime posizioni della classifica, ma che fanno una partita un pochettino più di solidità. Ma a me, io credo che questa squadra esprima il meglio di sé quando attacca, quando va forte sugli esterni, perché ha qualità. E poi, come vi avevo sempre detto, noi comunque abbiamo un dato che non prendiamo tanti tiri, quindi questo vuol dire che comunque la squadra deve difendersi correndo in avanti. Noi non possiamo essere una squadra che si difende correndo indietro, perché se no dovrei mettere altri giocatori in campo. Quindi, però, come avete visto, la squadra ha capito poi che c'era un momento della partita in cui dovevamo fare una migliore gestione della palla, abbiamo messo tre centrocampisti, la squadra ha ritrovato equilibrio, ha cominciato a ritrovare manovra e anche pericolosità. Quindi a volte questa è una soluzione che noi dobbiamo assolutamente, e ci lavoriamo anche durante la settimana, quindi è una situazione che possiamo ricorrere in determinati momenti della gara. Ma a me, devo dire la verità, io non sono sorpreso,
perché è un giocatore che si allena talmente forte, sta talmente bene fisicamente. Io non so, vorrei andare a vedere il suo storico, ma mi sembra un giocatore che abbia anche avuto pochissimi, non lo voglio dire perché se no porta male. No, ma questo vi fa capire che veramente, quando io ho detto no, i giocatori secondo me non si vedono per quello che hanno, ma per quello che danno, e lui dà in allenamento, dà in partita, e quindi ce lo godiamo tutti, ci si stropisce agli occhi, come si dice noi. Poi io chiaramente va anche gestito, ma come sto gestendo gli altri, non è che lui gli perché per me si allena, credetemi, come uno che ha 27 anni. Velocissimamente una domanda a testa, Marcangeli, prego. Salve mister, complimenti per la vittoria. E le faccio una domanda da perfezionista, diciamo, perché immagino lei controlli un po' tutti i dati. Gli attaccanti li stiamo vedendo attivi, sì, si stanno muovendo tanto, però in fase di realizzazione stanno un po' mancando. Si è chiesto il motivo, o meglio, c'è un motivo, perché comunque i tiri non mancano assolutamente, stanno un po' mancando i gol. Semplicemente mi riferisco chiaramente a Castellanos e Dia, non gli esterni, tutto qui, perché sono i terminali offensivi. E poi giusto se ci dà delle novità su Lazzari, su come sta, tutto qui. Lazzari domani fa un controllo, speriamo di riaverlo. Ma la squadra lavora, anche oggi Tati è andato a tiro, ha avuto un paio di occasioni. Io si muove, noi la mobilità, io gli esterni li considero attaccanti, perché devono venire dentro il campo. Cioè una poteva fare due gol in 10 minuti, quindi è un giocatore che a tiro, quindi lo devo portare dentro, calcio a destra e sinistro, così come Tige. Quindi non è che a me piace l'esterno piede sulla linea. Per me l'esterno è un attaccante aggiunto che deve venire dentro, anzi spesso gli chiediamo anche di cambiare posizione. Quindi io no, non sono assolutamente, anzi stanno lavorando di squadra. In ordine di prenotazione, Zappulla, Benedetti, poi Jucca e Fefe. Prego Zappulla. Buonasera mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, questa è una squadra che gioca un calcio aggressivo e scioltezza, dopo la sosta ha dimostrato anche di saper soffrire, cito la partita contro la Juventus anche se è stata sfortunata, cito la parte centrale del secondo tempo in Olanda, ma anche oggi contro il Genoa, e poi alla fine vince 3-0. Tra le squadre di testa sembra quella che gioca meglio, che quando vince lo fa senza se e senza ma. Le sembra giusto di uscire un po' allo scoperto e dire che questa squadra se la può giocare fino alla fine per la zona Champions, che per il gruppo di testa, nel gruppo di testa questa squadra ci sta bene? Mi dovete scusare, ma io sono un uomo del fare, non del dire. Il dire lo potrei anche dire, ma cosa cambia? Dobbiamo fare, noi dobbiamo lavorare, ma siamo ambiziosi, noi siamo ambiziosi, la città, voi siete ambiziosi, la piazza, la nostra società, quindi perché noi non è, vogliamo far bene, però sappiamo che dobbiamo passare attraverso una crescita che la squadra sta facendo e dare sempre tutto. Come ho detto, questa squadra in questo momento, la cosa piacevole, credo che sia visibile, è che questa squadra si spende da tutto. Benedetti. Buonasera. Sì. Ciao Marco. Buonasera. Allora, quello che sembrava all'inizio della stagione poter essere un problema, ossia una squadra nuova che partiva tutta da zero, dove non c'erano grandi punti di riferimento, sta diventando forse il punto di forza di questa Lazio, no? La ricerca della concorrenza per far convincere Marco Baroni a farsi mandare in campo. Ecco, da questo punto di vista, considerando anche che tu continui a cambiare 8 giocatori nelle partite europee e nelle partite di campionato, la mia sensazione è che si stiano allineando tutti e stia andando tutto per il verso giusto, ma ci siano ancora 3-4 giocatori che devono raggiungere, diciamo così, questo livello di equilibrio. Mi riferisco, che ne so, a Ciaunà, Dele Bashiro, lo stesso Isaksen, Castrovilli. Ecco, a che punto stai per averli tutti sullo stesso piano? No, ma i ragazzi stanno lavorando forte.
è chiaro che ci, come vi ho già detto, io non lavoro su, non ho mai lavorato su 11 giocatori nella mia storia calcistica. Mi hanno, le più grandi soddisfazioni le ho avute e i traguardi più importanti mi hanno portato chi giocava meno, perché poi arriva sempre un momento che hai bisogno di questi giocatori, e se non ci hai lavorato, se li hai tenuti in disparte, poi non ti danno, no? Quindi noi si lavora su tutti. È vero, c'è qualche ragazzo che ha bisogno di un percorso diverso, che ha cambiato anche il ruolo, perché dobbiamo pensare che comunque c'è una, era un giocatore che spesso ha giocato sotto punta. Lui nasce nella nazionale francese, specialmente nell'Under 21, ha sempre fatto l'esterno, può fare l'esterno, deve venire dentro, lo sa fare, sta migliorando. La stessa cosa è un po' di Dele, però sono dei ragazzi che c'è una tale partecipazione e c'è anche un tale aiuto dei compagni che io non so che loro ci daranno tanto, tanto, da subito, in questa stagione, non è importa aspettare molto. Iucca. Sì, ecco mister, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo chiederle, ho visto una Lazio a tratti un po' meno arrembante, un po' più che cercava di gestire anche i ritmi. Volevo chiederle se questo è come ha preparato la partita, oppure è stata un'esigenza a partire in corso che ha avuto anche la squadra, magari anche una gestione un po' fisica, e in virtù di questo le chiedo come sta da quel punto di vista la squadra, anche vista la partita di giovedì. Grazie. Allora, effettivamente non è stata una partita a ritmi alti, però per giocare le partite a ritmi alti bisogna essere in due spesso, no? E loro ci allungavano molto, calciavano spesso, ci buttavano questa palla, noi dovevamo recuperarla, ripartire, ci aspettavano sempre schierati con delle linee strette sotto palla, stavano molto, i due esterni erano comunque più giocatori, avevano quasi il doppio terzino sull'esterno, quindi c'era una grande copertura del campo. Genoa secondo me ha fatto una partita dal punto di vista difensivo complicata per noi, non era facile trovare quegli spazi, e infatti poi la squadra è stata brava, è stata anche paziente in dei momenti, però io credo che abbia sempre avuto il controllo della partita, tranne quei 5 minuti che poi ho cambiato, perché ho capito che c'era l'esigenza di cambiare, e la squadra ha ritrovato subito ordine, presenza nel campo, palleggio, e poi ha creato le condizioni per fare gol. Scusami. No, ma la squadra sta bene. La squadra sta bene perché ha l'entusiasmo giusto. Non è, io poi non gli permetto di uscire fuori da, noi dobbiamo passare dal lavoro, dalla dedizione, dalla cura dei dettagli, quindi non possono uscire da lì. Efe. Buon pomeriggio mister, allora, sì. Proprio perché la squadra sta bene, ha visto bene anche i subentrati, le chiedo se giovedì vedremo gli altri titolari nelle rotazioni, o se insisterà ancora su diversi elementi che abbiamo visto oggi. Insomma, vedremo la Lazio di Coppa anche in campionato praticamente? No, devo valutare. È chiaro che oggi avevamo qualche giocatore tipo Mario ha preso una contusione forte, qualcheduno, Adam si porta dietro sempre un piccolo fastidio. Ora recuperiamo un giorno, vediamo un attimino, tiriamo un po' le fila, ma non è che questa gara dobbiamo per forza fare dei cambi. Valuterò in base a come stanno i ragazzi. L'ultima, Rocca. Mister, si è dovuto alzare del rosso per farle notare il corone nei suoi confronti. No, è stato bello perché nel giro di poche settimane, pochi mesi, è riuscito a trasformare uno scetticismo dilagante in una conferma di affetto da parte del tifo biancoceleste. Le chiedo, visto che lei non parla mai di sé ma sempre della squadra, ce la dice qualcosa di sé? No, del rapporto con questa piazza, con questa squadra, con la Lazio? Grazie. Guardate, io credetemi, non è che ci sono, questa è
tifo che ti avvolge veramente, no? Sempre di più, ma tutto, io lo sento dai giocatori, c'è questo senso di appartenenza che lo sentiamo forte tutti. A me dispiace perché in quel momento veramente, ecco, lì vi fa capire quanto la mia testa è concentrata sulla partita, mi ha fatto piacere. Per quanto riguarda lo scetticismo, ci poteva stare, ma io ripeto, anche ora io non faccio, non posso fare, io so solo una cosa, che darò tutto, tutto e di più quello che ho per fare bene, perché se lo meritano tutti, le persone che mi hanno dato questa chance, la città, i tifosi, la squadra, e quindi darò tutto me stesso, quindi grazie ancora. Eccoci di nuovo per la conferenza stampa del calciatore della Lazio, Mario Chila. Chi vuole essere il primo? Iuk. Ciao Mario, allora io volevo chiederti innanzitutto come stai, perché mister ci ha detto che hai preso una forte contusione, quindi ti chiedo innanzitutto come stai e appunto una sensazione dopo questa partita, perché è stato così difficile arrivare poi a questo risultato? Bene, bene, per fortuna sto bene, grazie per chiederlo. Le partite sono difficili, alla fine devi rimanere sempre pronto perché fino agli ultimi minuti non fai il secondo gol, però l'importanza di rimanere in clean sheet durante tutta la partita ti fa arrivare a un risultato che dopo esce positivamente, come avete visto. Non era facile la partita, come ti ho detto prima, il Genova è una squadra che complica molto le partite e niente, e alla fine siamo riusciti ad arrivare al secondo 0, a controllare un po' di più la partita e vincere con un 3-0, che è un buon risultato. Sciscione. Ciao Mario. Ciao. Ci racconti un po' innanzitutto come è cambiato il modo di difendere della Lazio rispetto alla scorsa stagione, perché a me sembra che questa squadra, al di là del fatto che parecchi parlano di equilibrio, ma io vedo che concedete poche occasioni, dici cosa è cambiato tatticamente anche in voi, perché lo scorso anno si prendevano tanti gol e comunque con le prestazioni non erano a questo livello, cosa è cambiato dentro di voi? Un po' in relazione anche, no, non penso che sia un aspetto unicamente la difesa, penso che è un aspetto globale di tutta la squadra. E il mister sta facendo un lavoro molto, molto buono, perché alla fine giochiamo tutti i giocatori che siamo disponibili, ogni giocatore che ha la possibilità di entrare, sia difensore, sia centrocampista, sia attaccante, dà il 100%, e anche se non si vede nella fase difensiva come difensore centrale, terzino, centrocampista e attaccante aiutano molto in questa fase. Penso che può venire anche un po' in quell'aspetto. È vero che stiamo in un momento di tantissima fiducia, quindi è vero che tutto esce molto meglio che se sei in un momento magari un po' negativo. Però penso che è un po' relazionato con quello che ti ho detto all'inizio. La Cagnina. Buonasera Gira. Buonasera. 9 partite, 16 punti, vi aspettavate questa classifica e cosa potete fare di più? Grazie. Ci aspettavamo questa classifica, sì, avevamo fiducia in quello che stavamo facendo dall'inizio della prestagione, dalle prime partite. È vero che magari non siamo cominciato in un livello che magari stiamo arrivando ora, però eravamo molto fiduciosi di quello che stavamo facendo, di quello che proponeva il mister, quindi ora ci vediamo in un aspetto molto positivo, in un momento che tutto esce bene, quindi dobbiamo sfruttarlo e tutto lo possiamo migliorare, magari possiamo arrivare a un risultato più buono per la squadra prima che arrivare a 70, magari fare più clean sheet, rimanere più concentrati nelle partite e magari non permettere occasioni che oggi non ci sono state, però non permettere tante occasioni al rivale. Benedetti. Ciao Mario, buonasera. Ciao. Complimenti per la vittoria e complimenti. Grazie. Anche per la tua ottima prestazione. Grazie.
Ormai sui social hanno cominciato a scherzare, a chiamarlo ovviamente benevolmente Nuno Express, proprio perché Tavares è un treno, lo sai benissimo. Ci puoi raccontare un po' com'è giocare accanto a lui con un giocatore come lui, appunto? Grazie. A me mi piace, è un giocatore che mette molta grinta, un giocatore veloce che va avanti con personalità. Alla fine è un giocatore che vuole dimostrare, viene da due anni che purtroppo non ha potuto sfruttare del calcio, veniva di diversi infortuni, quindi li vedi che ha voglia di dimostrare, li vedi che ha voglia di mangiarsi il mondo. A me mi piace perché ci aiuta tantissimo e vedi che quella grinta trasmette anche ai giocatori della squadra, quindi sono contentissimo di giocare sia a fianco a suo oggi come in squadra, quindi sono molto contento. Faccini. Ciao Mario, ciao. Stai crescendo tantissimo, qualche settimana fa avevamo scherzato sul fatto che la tua prestazione non fosse stata perfetta, invece in queste settimane stai veramente diventando un punto di riferimento. Grazie. Credo tu sia migliorato molto nella lettura dell'azione, sei sempre l'ultimo a chiudere in duello e poi a dare il pallone a Provedel. Ti volevo chiedere quali sono i tuoi margini di miglioramento, in cosa devi migliorare, e poi abbiamo visto dopo il tuo autogol a Torino Patrick consolarti, avevi fatto una gran partita al netto della deviazione sfortunata. In cosa è cambiato perché il gruppo della Lazio, perché quest'anno sembrate veramente una cosa sola? Grazie. Allora, prima di tutto grazie per i complimenti. Si può migliorare tantissimo, è vero che ho migliorato tanto in una fase tattica, in una fase di leggere il gioco, che questo se lo ringrazio a Sarri che era un allenatore che tatticamente a me personalmente mi ha aiutato molto, però posso migliorare tantissime cose, posso essere più bravo in una fase tattica, posso leggere meglio i momenti della partita. Però lo vedo con molta ambizione, mi piace avere un margine di migliora, sono contento in quell'aspetto. E per la seconda domanda che mi dicevi, cambiato quello che gli dicevo a lui, è migliorato la squadra nel senso che siamo una squadra di 20 giocatori, siamo una squadra che tutti i giocatori se escono in campo danno il 100%, perché per parte del mister e per parte della squadra c'è fiducia in confronto di lui. E questo fa che quando escono al 100%, non c'è un giocatore che non ha ritmo, non c'è un giocatore che non ha fiducia, quindi questo penso che sia un aspetto molto positivo e che ci aiuta tantissimo. Prego. Ciao Mario. Ciao. Che sta succedendo a Madrid? A Madrid? Quattro pappine del Barcellona, voglio dire, è una cosa abbastanza, no, inusuale. Non è che a gennaio ti richiamano lì, no? No, non lo so, aspettavo che ieri fosse una partita diversa, però è vero che Barcellona sta a un livello straordinario, sta lavorando molto bene, hanno giocatori fortissimi, è vero che magari aspettavo, come ti ho detto prima, un po' di più del Real Madrid, mi dispiace perché sono madridista e volevo che vincesse, però ieri al secondo tempo li hanno mangiati. Però vabbè, aspettiamo che si riprendano e sicuramente arriveranno a lottare per la Liga, la Champions, anche la Coppa del Rey. Quindi non mi preoccupa, ieri è una partita difficile per loro, però il Madrid è sempre il Madrid.